Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parleremo e vi darò alcuni consigli su come preparare un concerto. Cantare in libertà. Hai un bellissimo repertorio, suoni da paura, avete una band affiatata? Magari organizzate le luci per il concerto e tutto in ordine. Questo non basta. C'è bisogno che il nostro concerto sia fluido, quindi dobbiamo evitare di fare tipo delle pause tra una canzone e un'altra. Questo è un errore che spesso fanno le band emergenti, soprattutto. È capitato anche a me con la mia band di fare troppe pause e poi la gente ovviamente ci ha detto: ma tra un brano e l'altro, troppa pausa, quello che beve, quello che saluta l'amico, e un po' si dà l'idea di non essere davvero preparati. Quindi il mio consiglio è quello che tra un brano e l'altro ognuno deve sapere qual è il brano successivo, quindi preparare prima una scaletta del nostro repertorio, ognuno deve avere la sua copia e sapere se in quel momento deve cominciare lui, se comincia la chitarra, se bisogna aspettare il 4 dalla batteria e così via. In questo modo il concerto sarà veramente più fluido e quindi la gente lo apprezzerà di più sicuramente e avrete, diciamo, più professionalità, mostrerete più professionalità. Ovviamente, suonando i brani uno dopo l'altro, il cantante sarà sottoposto a, diciamo, a poche pause e quindi cosa fare per evitare di cantare troppo? Magari il concerto dura 2 ore, 2 ore e mezza. Cerchiamo di mettere delle pause strumentali tra una canzone e l'altra, oppure fare dei soli di chitarra o di pianoforte un po' più lunghi, in modo che in quel momento il cantante può magari rifiatare un po', perché la voce non è come gli altri strumenti che si suona e basta, ma ha bisogno anche di riposarsi tra un brano e l'altro, e magari il cantante deve sapere quando può anche bere magari un po' d'acqua, perché la voce ricordiamo che va sempre reidratata ogni tanto. Un altro consiglio che mi sento di darvi è magari di non mettere dei brani di alta difficoltà subito all'inizio, ma mettere dei brani in modo che la voce possa riscaldarsi sempre di più e non magari fare brani difficili, troppo di seguito. Parlo sempre della voce, ovviamente. E poi ricordiamoci di cantare sempre per il pubblico. E anche se a volte nei locali a noi capita di vedere la gente un po' distratta o che magari passano i camerieri con i vassoi, eccetera, ricordiamoci che noi dobbiamo dare comunque sempre il massimo, perché anche se la gente può sembrare distratta e che sta parlando, comunque ci ascolta e ci guarda sempre. Quindi diamo sempre il massimo e vedrete che così lavoreremo sicuramente tanto e sarà divertente sia per noi e sia per il pubblico che ci ascolta. Un ultimo consiglio per i cantanti: dopo aver cantato per 2 ore, 2 ore e mezzo, magari in un concerto, saremo sicuramente stanchi, le nostre corde avranno vibrato tanto e le avremo molto distese, quindi soprattutto nei locali poi rumorosi, dove c'è la musica, il chiacchiericcio di fondo, cerchiamo di non parlare magari a voce alta per un po', ma di stare a riposo subito dopo il concerto, di fare proprio un po' di silenzio, perché la gente poi si avvicinerà, vorrà sapere, vorrà farvi complimenti. Cerchiamo di non affaticare ancora di più la voce. Mario, me lo fai un Non torno, autografo? che chiedo. Ah, comunque è benissimo senza barba. Ma ti sei anche tagliato i capelli. Ovviamente preparare dei bigliettini è un po' esagerato, ma comunque volevo dare il senso di quello che abbiamo appena detto, quindi cercate di non affaticare la voce parlando subito dopo i concerti, ma di stare un po' a riposo. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà
e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.